Noi da parte nostra siamo tutti in questo momento redattori di Charlie Hebdo, ripubblichiamo tutte le vignette satiriche perché la satira è libertà. Non ha dubbi il direttore del Corriere della Sera e con lui la gran parte della stampa del mondo occidentale. Le vignette di Charlie Hebdo vanno riproposte in quanto vessillo della nostra libertà. Una libertà, sottolinea su Repubblica Michele Serra, già direttore di Cuore, forse il più famoso settimanale satirico italiano, custodita come sacra nella redazione del giornale parigino, e propugnata con un linguaggio che è di suo estremo indisciplinato. Ricorrono sulla stampa e sul web i tratti delle matite di Sharp, Cabu, Wolinsky, Tignu, con l'eccezione del mondo anglosassone. Foto di Charlie Hebdo e del suo direttore compaiono con oscurate o tagliate le battute al vetriolo. Questo su diverse autorevoli testate, come il britannico The Telegraph e gli statunitensi Daily News e New York Times. Da quest'ultimo fanno sapere che la nostra linea editoriale non prevede la pubblicazione di materiale deliberatamente inteso a offendere sensibilità religiose. Censura, prudenza, buonsenso, il dibattito è aperto. Certo è che la libertà, nel senso più nobile, non può prescindere dalla sua gemella, la responsabilità. E viene da chiedersi se non stia nel gioco delle brutali semplificazioni alla base del fanatismo il doversi ritrovare sotto l'ombrello minaccioso della rappresentazione di un Occidente che fa, per citare Benedetto XVI a Monaco di Baviera nel 2006, del disprezzo di Dio e del cinico dileggio del sacro un diritto della libertà.